Ecco, ci rientrati in studio, allora, rientrati in studio, scusate qualche problema nell'avvicendamento della prima fila degli ospiti. Allora iniziamo a presentare allora i nuovi ospiti della prima fila. Allora alla mia destra Davide Meneghini, buonasera Davide. Al suo fianco Claudio Gori, buonasera. Poi ritroviamo Alessandra Brunetti. Grazie. E poi Marco Schiesaro, buonasera Marco, grazie di essere qui nei nostri studi. Allora alla mia sinistra è restato in prima fila Enrico Beda, al suo fianco troviamo Margherita Colonnello, poi abbiamo Marco Concolato e Enrico Barasciutti, che abbiamo sentito prima anche dalla seconda fila. Allora Enrico, io ripartirei da te a questo punto, visto che c'erano parecchie cose che volevi dire Allora, vedo che hai meglio Ivo Rossi in mano. Senti, allora, c'è questo progetto per Padova, che è un progetto complessivo alla fine della città. Adesso si parlava della sicurezza e si sentiva appunto che sono state fatte parecchie cose per quanto riguarda la sicurezza, anche se c'è da dire che per molti le cose sono state fatte un pochino nell'ultimo periodo. Come okay. rispondiamo a questa... Che la sicurezza è una delle esigenze, come detto spesso anche, alle volte sembra di ripetere, non vorrei sembrare noioso, no? Alle volte sembra di ripetere, la sicurezza è una delle esigenze che c'è nella popolazione. Un'altra delle esigenze è sicuramente anche quella del lavoro, un'altra delle esigenze è quella di avere una città che sia integrata su tante cose. Cosa rispondiamo sulla sicurezza? Proprio io che faccio parte adesso della coalizione, ma facevo parte, rappresentavo la lista civica, ho avuto la possibilità di seguire quel cantiere, così l'abbiamo definito, interpretato da un capo cantiere, così chiamato, insomma, che era Luigi Tarzia, in cui il concetto di vigile di prossimità, di sicurezza di prossimità, cioè le soluzioni che sono quelle di coordinazione con le forze dell'ordine e quindi del tavolo, il famoso tavolo del Coreco, quindi quello che è il comitato regionale di controllo, le funzioni che sono demandate alla magistratura, ovviamente non sono demandate al comune, sono soluzioni di prima di tutto di buon senso. Vorrei solo cercare di capire e cercare di spiegare che nel momento in cui noi assumiamo l'esigenza di sicurezza e parliamo di accattoni, dobbiamo essere consapevoli che dietro gli accattoni c'è una forma di racket e questo racket è stato anche in alcuni casi si è cercato di abbatterlo con degli accordi intercittadini. Padova, Treviso, Vicenza, Venezia stessa avevano cercato e hanno cercato di iniziare un ragionamento di questo genere qui, perché c'è il famoso concetto del NIMBY, no? Del non voglio averlo nel mio retro giardino, no. Quello che è il famoso acronimo inglese. Cioè, la domanda è, questa è una soluzione, questa è una volontà, quella di creare il vigile di prossimità, cioè il vigile di quartiere, che addirittura era stato previsto dallo stesso Silvio Berlusconi, no? Con quelli che erano i carabinieri, piuttosto che i poliziotti di quartiere, eccetera, ma che poi si è affievolito e si è spento. Allora, ovviamente se avessimo la bacchetta magica, tutti, perché chi dice in 3 giorni tolgo i problemi, che credo che insomma offenda un po' l'intelligenza di tutte le persone che sanno come poi i problemi devono essere affrontati. In primis, quell'esempio che veniva fatto era addirittura troppo generoso, perché la stessa persona che ha rubato, e si fa di un episodio del lunedì, e il negozio, non vorrei fare pubblicità occulta, ma era Pull & Beer in Corso Roma, in via Roma, è stato preso dalla polizia non municipale, dalla polizia cittadina, è stato preso, dopodiché il venerdì è tornato, quindi fatto processo per direttissima, scarcerato perché il reato è di lieve entità, poi le carceri sappiamo che sono sovraffollate, vabbè, comunque al di là di questo, ripreso il venerdì nello stesso negozio, con un numero un po' più alto di pantaloni che aveva cercato di portare via, la risposta di questa persona non è stata ok, cambierò negozio. Ora, con tutta buona volontà, un sindaco... Io l'ho già detto una volta, vengo dalla Treviso di Gentilini, ok? Quindi come si diceva prima. E la Treviso di Gentilini non era più sicura. Ve lo dico perché ci ho vissuto prima di scegliere, che non volevo essere rappresentato da una persona che diceva che il problema, ed è questo quello che a me preoccupa,
si risolve riaprendo i carri piombati e caricando i fucili a pallettoni. Attenzione a una cosa, il signor Bitonci, che è capogruppo alla Lega, al Senato della Lega, è comunque il rappresentante di uno schieramento, di una... Io vedo che scrivete qui, no? Bitonci, sindaco di tutti. Benissimo. Sindaco di tutti anche di quelli... Che non possono essere, non solo che non votano, ma che non possono essere considerati cittadini, passatemi il termine, non è elegante, ma di serie A. Cioè cittadini che prima di tutto sono cittadini in quanto persone, perché è vero che questi soggetti sono, vittime o oggetto di racket, ma non dovete dimenticare che prima di tutto sono persone che o sono vittime e quindi devono essere aiutate in un certo modo, oppure non ne veniamo fuori. Quello è che è un cambio di passaggio, cioè io ho paura di una società nella quale, infatti dal mio punto di vista, Grillo ha dato un grande aiuto a livello europeo nel far tremare le vene ai polsi ricordando certe cose. Certe cose le ha dette bene Renzi, non vanno nemmeno citate, ok? Quindi io spero che eleviamo leggermente, senza applausi, senza aver bisogno di slogan, cioè io credo di interpretare il sentimento di molte persone che certamente non sono felici di vedere di fronte a dove lavoro, per esempio, le persone che ti fanno la questa, ma anche consapevole che non è spazzandole via, che poi dovete spiegarmi se e come si può fare, che ho risolto il problema, certo, ma è facendomene carico. Okay. Scusami, ti ho preso due minuti. No, ci mancherebbe altro, fin dei conti, fino adesso. Allora, Claudio Gori, vuoi rispondere tu? Allora, come... Faccio vedere il mio, così siamo pari. Giusto? Par condicio. Certo. Bisogna essere sempre preparati, va bene. Certo, par condicio. Allora, la vostra idea di sicurezza... Allora, la vostra, io avevo accennato già la volta scorsa che la sicurezza parte anche dalla prevenzione, perché alcune cose sono vere, cioè la legge nazionale, se non interviene, sarà difficile che da solo il sindaco possa far tutto. Certo, però cosa vuol dire prevenzione? Cosa che io, almeno in questi ultimi anni, da un certo punto di vista non ho visto personalmente a Padova, perché quando, non mi ricordo il nome, ma quando lui ha detto che si sente sicuro girare per Padova, vi assicuro che in tre quarti della città, per quello che ho sentito io, non si sentono sicuri. Ma a parte questo qui, cosa intendo io per prevenzione? Siccome ci sono circa 220 vigili urbani che dipendono dal sindaco della città, l'intenzione del candidato sindaco Bitonci è di tirarne fuori almeno tre quarti. Cosa vuol dire prevenzione? Che far capire che si è sul territorio vuol dire anche disincentivare certe attività che possono essere semicriminose oppure di vendita abusiva. Che la vendita abusiva non è solo la vendita che vedete in Parato della Valle, perché la vendita abusiva vuol dire creare quel tipo di mercato che porta all'evasione, minore fatturazione anche dei negozi regolari che sostengono tasse e imposte giustamente per le attività che esercitano. Solo che le persone che poi vengono utilizzate per questo tipo di vendita in parte devono subire, perché in qualche modo devono mangiare, però bisogna capire che dietro a tutte queste persone c'è una criminalità organizzata, perché basta andare sotto i portici in via Trieste, lo sanno tutti chi c'è lì vicino a un barbiere, basta aprire la porta, la mattina alle 1:15 di mattina escono che a sacchi pieni. Allora, cosa vuol dire prevenzione e tirar fuori i vigili urbani? Essere presenti sul territorio e ogni volta che capita di incontrare questo tipo di illegalità, disincentivarla intervenendo anche sequestrando la merce. Altrimenti si potrebbe arrivare al punto di far capire a chi vende abusivamente, quindi illegalmente, la merce, che se arriva una volta dopo tantissimo tempo un vigile, si è anche autorizzati a ribellarci e aggredirli, come è successo qualche giorno fa. Quindi bisogna far capire che la legalità esiste. Poi ovvio che il sindaco da solo non può fare tutto, sono d'accordo, però vogliamo fare anche prevenzione. Io questo tipo di prevenzione così incisiva in 10 anni non l'ho vista. Non l'hai vista. Okay. Posso soltanto velocissimamente, numeri, allora, i vigili sono 164, non 220, giusto per dare i numeri. Diamo anche precisi. I numeri di chi sta dietro la scrivania, sono 223, dati ufficiali dei vigili urbani. Nel programma, quindi vedete, quando poi si parla di buonsenso non occorre, secondo me, non occorre parlare tanto alla pancia, ma quanto al fatto che io trovo molto logico quello che dice. Sono consapevole che il sindaco non può fare tutto. Perfetto. Allora, per quale motivo dobbiamo
continuamente fare emergere, come se dietro il racket, no, della, ci fosse Rossi. Ah, è così contento, no, di avere... Questa, ragazzi, è la traduzione che stai, no, dando te. No, 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 mancherebbe, mancherebbe. Il programma mancherebbe. Di Bitonce, cioè, no, non è che c'è qui, guarda, sicurezza anche qua. È quella, è buon senso, allora, non è che ci voglia grande... perché sono anche ingrassato, no. Però. Però a parte queste battute così, tanto perché mi piace una, certo, una discussione tranquilla, perché cerchiamo la settimana anche scorsa di... è stata un pochino più agitata. Esatto. Allora, posso essere d'accordo che a certi livelli deve intervenire il governo nazionale, va bene. Però la prevenzione, siccome il sindaco, oltre che della salute dei cittadini, è anche responsabile della sicurezza dei cittadini, deve mettere in campo tutte le forze possibili e immaginabili. Quali voi, forze ha, tra virgolette, di polizia? Ha, certo, i vigili urbani, non è che può comandare, certo, i carabinieri. C'era Giuseppe Solazzo che voleva intervenire. Prego. Un attimo, sì, una, no, seconda, io l'unica cosa è che ogni volta mi sbalordisco, diciamo, di alcune affermazioni. Cioè, la polizia di Stato, i carabinieri, la Guardia di Finanza e gli altri, diciamo, militari si occupano dell'ordine pubblico, ok? La polizia municipale non ha la competenza dell'ordine pubblico. Okay, chiariamo questa cosa qua, perché se no è come dire... Ma della vendita abusiva, sì. La vendita abusiva, io ho parlato, sì, ed è di vendita discorso abusiva che porta, scusami, solo due secondi, no, ma siccome... so che sei un tipo tranquillo, sì, ti rispetto, dico solo una cosa, due secondi, ma questo tipo di vendita abusiva porta introiti alla criminalità organizzata, che questo tipo di denaro non è che lo tiene e lo investe nella villetta, lo reinveste nella droga, armi, perché tutte le armi non è che vengono usate solo a Padova. Padova sta diventando un crocevia per lo smercio di armi, tra virgolette anche da guerra, che vengono dai paesi dell'est, per rivenderli, Lombardia, Piemonte, dati delle questure. Quindi non bisogna pensare soltanto all'abusivo. Poi, per carità, arrivano migliaia e migliaia di persone che sbarcano in Italia e bisognerà dargli, sì, no, un, possiamo, minimo di sostegno. Possiamo, però la polizia municipale, la polizia urbana non può chiudere gli occhi, perché altrimenti, l'avrete visto anche voi, l'ho fatto anch'io, film e video, filmati e video, non si può vendere abusivamente davanti a due moto dei vigili urbani e ci si siede sopra, claro, mentre si aspetta i clienti, cioè, sì, mi sembra esagerato. Io quello che voglio chiarire è che dall'accattone che può esserci all'incrocio della stanga a quello che vende gli AK-47 c'è tutto un insieme, voglio dire, di parterre di persone che sono della criminalità organizzata. Penso dove partono. La maggior parte di persone che gestiscono la criminalità organizzata non c'entra proprio niente con gli immigrati, che sono le ultime persone sfruttate di solito. Sì, se posso, un attimo, vai, fallo finire, scusa, dopo parlo. Quello che vorrei dire è che dopo io spero che comunque questo, a prescindere da chi sia il sindaco, venga intensificato quello che è l'attività della polizia municipale. Però le leggi dello Stato, quando si parlavano di numeri, sono 160 i vigili fuori, perché gli altri sono vincolati da leggi dello Stato a occuparsi di tutto quello che riguarda le denunce, di quello che riguarda il traffico, di quello che riguarda tutto un insieme di altri provvedimenti che delle leggi nazionali, che non c'entrano niente con il sindaco, li obbligano a fare, che è la stessa roba di dire, perché quando io vado a fare una denuncia per un furto e vado alla caserma dei carabinieri a scrivere c'è un carabiniere e non c'è magari un civile che scrive quella denuncia, possiamo discuterne per altre due ore, però è così, perché non la legge lo obbliga, siccome è un atto pubblico ed è un atto ufficiale che può essere firmato solo da un militare in quel caso, lo obbliga a fare quella cosa là. Quello che io chiedo è di non fare confusione. E poi lascio la parola a, diciamo, a chi era davanti, perché se no, da casa, soprattutto io, l'altra volta, per esempio, no, che mi aveva chiamato un'altra signora, sì, per discutere, mi ha richiamato e mi ha detto, guarda, io non ho capito niente, perché sembra che il sindaco sia il padrone del mondo, cioè che può fare qualsiasi cosa e cambiare tutto quanto. Quello che io sto dicendo è che, a prescindere da Ivo Rossi o Massimo Bitonci, chiariamo quello che può fare il sindaco come sindaco, che sono... È vero, la lotta per quanto riguarda le contraffazioni, la vendita illegale e tutto un insieme di altre cose che con le potenzialità che ci sono vengono combattute adesso. Ma racket internazionale di armi, droga, si, sì, sta parlando di non polizia di Stato, parole di altre cose, cioè... che io non ho detto. Ho detto che i proventi vengono anche riutilizzati, Claudio, in quel settore. Fai parlare anche i tuoi colleghi qua. Sì, no, perché se mi metto in bocca parole, no, che no, non, no, ho detto... No, ma io stavo dicendo, cioè, capiamo bene le competenze, perché sennò si fa confusione. Se erano così chiare le competenze, perché non l'avete fatto? Perché siamo arrivati a questo livello? Quanti sono gli immigrati che erano 5?
anni fa. Ma ascolta, no, no, scusa, i numeri, sempre i numeri. Io non sto parlando di immigrati, io sto parlando di una situazione comunque di pericolosità della città, di mancanza di sicurezza, che non è percezione, è proprio mancanza di sicurezza. Allora, se erano così chiare le competenze, gli strumenti normativi a disposizione del sindaco, perché non l'avete fatto in questi anni? Ma se lo dice lo stesso prefetto, quest'ora, che è un problema non del sindaco. Posso finire il ragionamento? Il controllo sulle residenze, il controllo sulle residenze, perché queste persone di fatto vivono da qualche parte. La situazione sempre esplosiva al limite proprio dell'esplosione dei campi nomadi. Perché non è stato fatto fino adesso? L'avremmo veramente voluto. Io parto da un'esperienza civica di comitato di quartiere. Poi ripeto, finisco solo un secondo. Io non accetto questo ragionamento che viene sistematicamente fatto e usato nei confronti del nostro candidato sindaco sostenuto da un'intera coalizione, per cui si dice voi li spazzate via, voi mandate via le persone. No, noi, se leggete attentamente il nostro programma, noi parliamo di sociale per la convivenza, prevediamo dei progetti e sostegno al privato sociale per includere anche le cosiddette fasce purtroppo di povertà estrema. Ci sono delle realtà a Padova molto belle, molto valide del privato sociale. Noi nel programma abbiamo messo nero su bianco il sostegno a queste realtà. Quindi, secondo me, mantenere lo status quo non è neanche dare dignità a queste persone, lasciarle continuamente lì sulla strada, non è dignità, non è dare centralità alla persona e soprattutto poterle anche recuperare. Alessandra, quindi questa situazione dai, di illegalità è un humus che non fa, secondo me, non è contro anche quella che è la dignità della persona. Vuoi rispondere tu? Chi è che Marco ha detto in tre giorni liberiamo la città? No, è così, scusate, era scritto. E poi comunque... No, assessorato all'inclusione sociale, non voglio togliere la parola a lui, però... No. Facciamo parlare anche Marco Concolato. Marco Concolato, giusto? Sì, Marco Concolato, prego. Il tema della sicurezza sia una questione molto complessa e articolata, che purtroppo ha avuto fino adesso un'analisi un po' spesso strumentale per questioni appunto politiche. Nessuno ha la bacchetta magica, gli strumenti che ha a disposizione un sindaco, li abbiamo detti prima, sono limitati. Un sindaco può fare le ordinanze, le multe, un'azione di controllo con gli strumenti che ha del territorio, multe, questi sono gli strumenti che ha a disposizione un sindaco. E, dopodiché gli sforzi comunque in questi anni sono stati fatti e molti cittadini ce li hanno riconosciuti. Quella che l'immagine che state dando voi di Padova non è un'immagine veritiera, perché il padovano che ha paura di uscire di casa... Sicuramente, l'abbiamo già detto, ci sono alcune zone che hanno delle difficoltà, ma questa paura, terrore di uscire di casa, io non lo percepisco, non l'ho mai percepito in nessuna persona che ho mai conosciuto. Buoni, facciamo parlare, dai, un attimo, una alla volta, dai, prego Marco, vai avanti. Dopodiché, dai, per piacere, dai. Tornando al discorso che stavo facendo prima, molti cittadini ci hanno riconosciuto che noi sulla sicurezza abbiamo fatto abbastanza. Ricordo un caso su tutti, Vianelli l'abbiamo chiusa noi, voi l'avete sparpagliato per la città. 5 anni Vianelli e governato il capo nomadi attrezzato con case e tutto. Quello è un progetto No, adesso te lo dico perché bisogna sapere anche queste cose. Il fondo è un fondo nazionale stanziato dal Ministero dell'Interno, di cui hanno usufruiti non solo il Comune di Padova, ma tanti non ti sento una casa non ti non sento. Dai. No, però adesso perché doveva intervenire facciamoci, parliamo, non riusciamo a farlo parlare. Francamente, è un progetto nazionale che stanziava dei fondi per l'autocostruzione di case per la popolazione Sinti, ne hanno usufruito tanti comuni d'Italia, non solo Padova, anche Veroni, era un progetto fatto dal Ministro degli Interni, che al tempo, se non sbaglio, era Maroni. Quindi è una cosa che è uno strumento che ci hanno dato a disposizione e che abbiamo sfruttato giustamente. Non credo che sia e la scolarizzazione non dei credo bambini, che, esattamente, non credo che sia un aiuto alla sicurezza lasciare queste persone in baraccopoli. Più le mettiamo in condizioni di vita dignitose, più aumenta la sicurezza, ma credo che sia una cosa che condividiamo questa, non siamo Enrico, uno contro l'altro. Enrico, lei aggiungere qualcosa? No, stavo rispondendo. No, che in realtà, come diceva, è un progetto incluso in un finanziamento che è arrivato al Ministero degli Interni, proprio perché si pensa che usufruendo di questi fondi sia meglio
circoscrivere, regolamentare anche le popolazioni sinte, che a volte sono anche italiane, perché bisogna dirci, certo, bisogna dirci anche, certo, questo, per includerle in un processo di crescita anche dei loro figli. Quindi a proposito della scolarizzazione, mi stavo proprio agganciando a questo. Beh, c'è, nel senso che i figli dei nomadi che vivono anche nel campo di Via Longhin sono obbligati per legge ad andare a scuola. Dopo, però, diciamoci una cosa per non essere strumentali, ma cosa dobbiamo? Mandare il messo comunale a prenderli a casa? Dai, non prendiamoci in giro. Io direi di non, sì, la salvaguardia dell'infanzia. Non so, non prendiamoci in giro, signori, perché guardate che ad alzare così tanto le aspettative rischiate che fra 10 giorni, anche nel caso doveste governare, i padovani verranno a chiedervi il conto di quello che... Insomma, faremo il bilancio tra 10 anni, come avete fatto, faremo il bilancio tra 10 anni, no? Voi avete avuto 10 anni, faremo il bilancio noi tra 10 anni. Un attimo solo, sentiamo Gianluca, intanto avrà da aggiungere qualcosa. Gianluca, sana via. Personale. Io sono padovano per questione di anzianità da più anni di molti di voi e ho fatto l'università prima di voi. Il clima che si respira a Padova di sicurezza è una cosa che c'è da moltissimi anni. E quando giravo le altre città non sentivo questa paura fin da molti anni fa. E questo clima non è cambiato. Allora io non ci credo che un sindaco che rappresenta una città non viene ascoltato dal comandante dei carabinieri o chi che sia. Non ci credo che un sindaco non possa dare, come dire, il clima ad una città. Io ho conosciuto, ma ve lo assicuro, persone, perché ho avuto allievi rumeni, africani, per il lavoro che faccio, che mi hanno detto: io vado a Padova a lavorare, e alla mia domanda che gli ho chiesto che lavoro vai a fare, mi hanno risposto: vado a spacciare. Quindi la questione è, non è tanto che il sindaco può fare quello che Renzi non fa o che addirittura sta facendo, esattamente cioè il contrario, ma il sindaco può dare un clima. E quella frase dei 3 giorni di cui riportava lei, io ricordo almeno 3 marescialli dei carabinieri di 3 stazioni che mi hanno esattamente detto quella frase là, ha detto: se ci dessero la possibilità noi sapremmo dove, chi e quando, e in 3 giorni ce le andiamo a prendere. E questa possibilità, quindi, deve dare il sindaco? No, io sto dicendo che dà un clima, un clima che io a Padova non ho mai respirato. Ci sono altre grandi città tipo Genova, sono stato a Genova, a Milano, anche lì c'è un brutto clima. Però, caspita, Padova non si giustifica quanto Genova, è una zona di porto. Trieste la conosco benissimo, è una zona di porto, eppure non c'è il clima che c'è a Padova. Quante volte devo accompagnare le persone, le ragazze, sotto casa, perché ci sono gli extracomunitari che le prendono in giro e le dicono ciao bella? Questo non è tollerabile, è una vergogna, è un sindaco... Abbiamo detto prima la mozione d'ordine, quella clac, no? Cioè, il ragionamento di base è questo: il fatto che abbiamo, che ci trovi l'esigenza di accompagnare una persona perché c'è l'extracomunitario che ti dice ciao bella, cioè, sottende comunque ad un ragionamento che secondo me è un po' più ampio, ossia, a me non me ne frega, veramente, lo dico, sto per dire una cosa molto banale, quindi mi chiedo scusa sia a casa sia in studio. A me non me ne frega se lo spacciatore è bianco, nero, giapponese o qualsiasi cosa. Va bene. A me interessa. A me interessa che lo spacciatore trova un mercato. Ok? Ciò significa che potrei fare l'elenco, anzi l'ho già fatto, molte volte è capitato, di persone che comunque sia sputano, no, contro l'immigrato, dopodiché sabato sera di fronte, possiamo dire i nomi, ma non importa, comunque, ok, vanno e utilizzano. Cioè, quello che ti sto dicendo io è questo. Spostiamo il problema dalla, non solo percezione, dalla necessità di garantire la sicurezza, anche nelle, virgolette, piccole cose, cioè il fatto di poter... non so, il tragitto Scrovegni stazione, tanto per fare un esempio, il tragitto stazione Borgo Magno, ok. Magari. Spostiamo questa cosa qui e cerchiamo di capire dove possiamo intervenire e dove non possiamo intervenire. Quindi anche a me, che sono strapieno di amici che fanno i poliziotti e i carabinieri, rispondono: ma come si permette? Rispondono: ok, in 3 giorni se potessimo faremmo. È chiaro. Ma non possono, perché se dopo un giorno, non 3 giorni, questa stessa persona che hanno preso gli va a sberleffare davanti, il sindaco rispondo, non le fa nulla. Giulio, solo un secondo. Sì, questa, sì, breve però. Perché le cose che dici ovviamente sono sensate, per carità di Dio, ci mancherebbe altro. Però voglio dire, se io devo spacciare e l'Italia me lo fa fare proprio come fosse un lavoro,
ma Padova ogni volta che lo faccio mi fermano, mi fanno, mi brigano, come minimo decido di andare in un'altra città, finché città dopo città forse andranno anche fuori dall'Italia. Cioè voglio dirti, quello che voglio dirti, che c'è un modo di incoraggiare facendo finta di non vedere, e c'è un modo di scoraggiare utilizzando tutto quello che si può fare, anche se poco. Ma ti assicuro che se lo fai costantemente, a un certo punto uno dice basta, a me cambia il posto. Ma il problema sarà di chi compra. Il problema sarà comunque sempre, secondo me, io parto da forse da un punto di vista diverso, il problema sarà sempre di chi compra. Cioè, nel senso. Volevo risponderti a questo. No, sei d'accordo. Perdonami, sì, ma io volevo anche andare un pochino avanti con la mia visione. Però vengono anche da fuori Padova a comprare. L'educazione dei ragazzi con cui io ci lavoro da mattina a sera è importantissimo. Quindi, per esempio, come si può utilizzare la polizia? Qualche autovelox in meno e andando nei parchi a vedere che si fumano gli spinelli e nessuno fa niente. Cioè la prevenzione va fatta proprio anche dai consumatori, ma io questa prevenzione che ci lavoro, che ragazzi, non la vedo a Padova. Ok, e deve essere sempre un compito del sindaco. E vedi te, posso chiedere, una cosa, il quindicenne, devo andare in pubblicità. Sì, però volevo soltanto fare una richiesta. Riusciamo a parlare anche oltre alla sicurezza? Nel senso che secondo me la città è anche, però faccio solo un esempio. Il quindicenne che in Riviera Tinto, il quindicenne che si è trovato in coma etilico, è un problema che si deve fare carico il sindaco gli elettori e andiamo in pubblicità, ci ritroviamo tra due minuti, quando rientriamo c'è una giovane che deve intervenire da parte del pubblico. Allora andiamo in pubblicità, tra due minuti siamo qua. Ma perché sennò tiro a bocca.